Temporalone estivo, vediamo cosa ha fatto in tempo a scaricarci il Corriere. Edoardo Torres Acosta. Arrivate le nuove versioni. Vediamo un po' qua che cosa c'è. Il bianco. Edoardo, ragazzo giovane di 33 anni. Originario dell'isola di Tenerife che si trasferisce in Sicilia un po' per curiosità, un po' alla scoperta di altre culture. Questo è il versante nord bianco. Lì incontra Nianno Chipinti per la quale lavora, inizia il suo percorso e poi diventa enologo della cantina di Passo Pisciano. Con una cura maniacale, grazie all'aiuto di un po' di persone dell'area, visto che le difficoltà si riscontrano qualche volta in Sicilia, riesce ad accaparrarsi alcune piccole vigne per iniziare la sua produzione personale, piccole vigne di viti vecchissime, con però una varietà incredibile di impianti all'interno, e infatti da una di queste, interamente su piede franco, viene fuori, eccolo qua, quota N. Il vigneto di quota N è bellissimo. Sono tre terrazzamenti ampi disposti ad anfiteatro con i loro muretti a secco originali, dai quali fuoriescono anche delle vigne stesse e un piccolo casolare di pietra al centro. I vitigni sono misti Nerello Mascalese, Cappuccio, Grenache, Francesina, Carricante, e che appunto servono queste due varietà bianche per giocare questo vino rosso tutto sulla freschezza e l'acidità, quasi come un bianco. Quota N è una vigna interamente di piede franco. Ne vengono prodotte circa 600 bottiglie l'anno. Questa è una vera chicca. E quella è la nostra moka del caffè quotidiano. Salute!